Battipaglia, miasmi, 9 settembre, tavolo tecnico. In fiamme imbarcazioni, paura a Salerno. Mail minatoria, minacce di morte al senatore Cardiello. Battipaglia, opere pubbliche non terminate. Battipaglia, piano spiagge, la francese garantirà più spiagge libere. Terremoto Marche, solidarietà a Battipaglia. Fiume Sele, incontro tra comitati. Campagna Village, grande successo per la quarta edizione. Le notti dell'Ermice, riscoperta dei luoghi della memoria. Battipagliese, acquistato difensore Esposito. È stato convocato per il 9 settembre prossimo il tavolo tecnico tra Comune, ASL, ARPAC, Provincia e Regione Campania per risolvere l'annoso problema dei miasmi che coinvolgono alcune aree della città. Si tratta di un confronto che l'amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Cecilia Francesi, ha fortemente voluto, proprio in seguito ai problemi registrati e segnalati da numerosi cittadini. Sul caso è stata attivata anche l'ARPAC. I controlli sono stati avviati già da tempo. Siamo attenti a questi problemi, afferma la sindaca Cecilia Francese, e attraverso l'assessore Stefania Vecchio seguiamo le problematiche che crea disagi e tanti cittadini. Sono stati avviati i controlli e faremo tutto ciò che è in nostro potere per evitare che questi miasmi continuino a inondare intere aree di Battipaglia. Individueremo le responsabilità e siamo pronti ad emettere sanzioni. Grande tensione ieri sera sul pontile Ventura nei pressi del circolo canottieri Irno a Salerno. Due imbarcazioni ormeggiate di proprietà di un radiologo e di un imprenditore sono andate in fiamme. Per cause ancora da accertare, l'incendio si è sviluppato su una barca di grosse dimensioni per poi avvolgere anche l'imbarcazione ormeggiata poco distante. Grande lavoro per mettere al riparo le altre imbarcazioni e domare le fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Via Porto e anche un'imbarcazione della Capitaneria di Porto che da lontano è iniziato a gettare acqua nella direzione dell'incendio. Scongiurato poi il pericolo di uno scoppio dal momento che i motori delle due barche erano a gasolio. Successivamente si è valutato di rimorchiare le due barche fuori dall'area di attracco per evitare danni alle altre imbarcazioni. Sono in corso le indagini. Una mail minatoria con minacce di morte per il membro della Commissione Giustizia e Sicurezza e il senatore di Forza Italia, Franco Cardiello. Minacce estese anche alla famiglia. Il figlio Damiano è capogruppo di Forza Italia. Il senatore si è recato subito dai carabinieri per sporgere formale denuncia. Secondo le prime indiscrezioni sembra che l'autore del messaggio abbia utilizzato ovviamente un indirizzo di posta fasullo. Se l'obiettivo di questa mail è intimorire me e i miei cari, allora hanno fallito in partenza, dichiara il senatore Cardiello. Continuerò a svolgere la mia azione politica come sempre fatto, anzi con un piglio diverso e ancora più dinamico. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura al fine di svelare il mittente. La legalità mi sta a cuore e rappresenta la bussola di vita per me e la mia famiglia. Adesso sul grave accaduto indagano le forze dell'ordine, che dovranno risalire agli autori del vile atto, che certamente adesso farà alzare nuovamente l'attenzione sulla cittadina della Piana del Sele. Sono diverse le opere pubbliche finanziate e non ultimate a Battipaglia, per la precisione 29. Alcune finanziate negli anni 80, altre negli anni 90, come i lavori della strada Belvedere Serroni e la costruzione di 37 alloggi per terremotati. Il totale di queste opere non portate a termine ammonta a circa 45 milioni di euro. Anche il comune di Battipaglia non è ancora stato ultimato, così come due asili comunali, impianti fotovoltaici, via Belvedere e via Lettonia. Ma l'elenco continua, poiché ci sono anche 4 campetti di playground per un totale di 160.000 euro e l'adeguamento dello stadio Passena, per cui sono in ballo ben 2 finanziamenti per 929.000 euro e 1.136.000 euro. Sarebbero serviti per riqualificare la struttura e realizzare una copertura della tribuna. La sindaca Cecilia Francese e la sua giunta stanno lavorando ad un nuovo impianto spiagge che sarà portato all'attenzione del Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Il presupposto alla base del nuovo piano spiagge sarà quello di garantire ai cittadini battipagliesi un vero accesso alle spiagge libere presenti lungo la fascia costiera di competenza del Comune di Battipaglia. L'intenzione dell'amministrazione comunale francese è anche quella di aumentare lo spazio dedicato alle spiagge libere, garantendone anche la pulizia da parte dei titolari dei lidi balneari che hanno ottenuto la concessione.
È un progetto che avevamo già annunciato in campagna elettorale e che abbiamo intenzione di portare avanti, afferma la sindaca Cecilia Francese. Da tempo i cittadini battipagliesi hanno poche spiagge libere per raggiungere il mare. Dobbiamo aumentarle ed essere certi che questi spazi aperti siano davvero fruibili da parte dei nostri concittadini. È un nostro obiettivo primario, assieme alla depurazione delle acque, per rendere il nostro mare finalmente balneabile e al complessivo riordino delle attività turistiche e del rilancio della nostra fascia costiera. Si è conclusa con un ottimo risultato la raccolta durata 3 giorni di derrate alimentari e non solo, svoltasi a Battipaglia. I cittadini si sono recati nelle apposite sedi per portare il proprio contributo di solidarietà da donare alle popolazioni colpite dal grave sisma di martedì notte nelle Marche. Sono stati 3 giorni stupendi e solidali, afferma Alessio Cairone, consigliere comunale di Battipaglia. Quando le cose vengono fatte con il cuore si raggiungono sempre degli ottimi risultati. Le associazioni L'Odissea e Iuma Onlus di Rita Strollo sono estremamente contente e commosse del risultato raggiunto. Tutti i pacchi sono stati consegnati direttamente dai volontari battipagliesi alla Caritas diocesana di Rieti. Si è svolto l'incontro con i comitati di quartiere e le associazioni del territorio organizzato dal costituente comitato Sele da Mare. Ha introdotto il dibattito Anna Maria Cascone, una delle promotrici del comitato e membro del consiglio di amministrazione di Alma Seges, che ha lanciato un appello a tutti gli organi presenti per una fattiva collaborazione per lo sviluppo del fiume Sele e dell'intero territorio. Tema centrale dell'incontro è stata la riqualificazione del fiume Sele e il contrasto agli sversamenti abusivi nel fiume. Tutte le organizzazioni hanno dato la propria disponibilità ad unirsi per portare avanti gli obiettivi del nascente comitato, che sono appunto quelli della riqualificazione e salvaguardia del fiume Sele. Presenti anche Antonio Maffeo, coordinatore del Forum dei Giovani di Capaccio Pestum, e Angelo Quaglia, che è membro del Forum regionale, i quali hanno dichiarato: il fiume Sele rappresenta un bene da tutelare, importantissimo per il nostro patrimonio ambientale. È inammissibile continuare a far finta di niente. È arrivato il momento di fare gruppo e di cercare tutti insieme soluzioni adeguate e concrete per la salvaguardia del fiume Sele, che rappresenta una risorsa da tutelare, non da mortificare con atti scellerati e meschini allo stesso tempo. Nelle prossime settimane sarà stilato l'atto costitutivo e lo statuto del nascente comitato, nel quale sarà chiesto un impegno in prima persona ai presidenti dei comitati di quartiere e a tutte le organizzazioni che vogliono condividere la battaglia. Boom di presenze alla 4ª edizione del Campagna Village. Il più grande evento di fine estate si è concluso ieri sera in Piazza Mercato al Quadriglio di Campagna. Uno straordinario successo e si pensa già alla 5ª edizione. La mission era quella di avvicinare i bambini e le loro famiglie e l'obiettivo è stato centrato. Migliaia, infatti, partecipanti ai laboratori e ai cooking show. I bambini hanno infatti imparato a creare una pizza, a preparare il gelato e addirittura a mozzare una mozzarella. Inoltre i contest presentati dall'ideatore e direttore artistico Alfonso Paoletta con la giornalista e conduttrice TV Maria Rosaria Sica hanno attirato giovanissimi e non che sono rimasti incantati dal format Dolcezza in Village a cura di Molini Pizzuti e Centrale del Latte e poi Sport Art. Tanto divertimento in questi 3 giorni anche grazie a 15 games, paintball, tiro con l'arco e a segno, campi di beach volley e soccer, street soccer, calcio balilla umano, arrampicata, baby pesca, agility dog, bike trial, passeggiata a cavallo, l'arrampicata con ponte tibetano, esibizioni, spettacoli dal vivo con artisti di strada. Sicuramente dopo 4 anni non possiamo fermarci, le difficoltà sono tante, lo dico sempre, però è vero, è così, sono tante. Un villaggio di 10.000 metri quadrati ormai è diventato per me è una mia creatura, cioè bisogna andare avanti, bisogna continuare, migliorare sempre di più. Abbiamo avuto una folla di gente impressionante, le telecamere, le foto ci sono, andate sulla pagina Facebook del Campagna Village, andate a vedere i bambini giovanissimi. La nostra missione è quella di far divertire tutti i bimbi, di creare sempre più laboratori, sempre più show cooking, sempre più professionisti nel settore della dieta mediterranea e sempre più bambini vicino a quelli che erano, diciamo, una volta si divertiva a fare la pizza con la nonna, con i genitori. Oggi
sai, si sa benissimo, la tecnologia ci ha un po' fatto allontanare da queste cose. Quindi noi, diciamo, in questi 3 giorni facciamo vivere ai bambini proprio questo. Andiamo, quest'anno abbiamo fatto dei laboratori tipo come si fa la mozzarella di bufala, quindi per 2 ore i bambini hanno visto tutti i procedimenti, hanno toccato con mano, hanno lavorato la mozzarella. Uguale per la pizza, sia la pizza normale che la pizza fritta, uguale per il gelato, hanno fatto addirittura il gelato grazie a Citrus, grazie a Tre Voglie, grazie a Fattoria di Campagna, grazie a queste aziende che credono in questo progetto e ogni anno insieme a loro riusciamo a migliorare e a dare un valore aggiunto a questa manifestazione, a questo ormai evento. Quindi siamo felici, continueremo sempre anche per il 5º anno, cerchiamo sempre, ripeto, di migliorarci e grazie anche a voi di Sud TV e tutte le televisioni e le radio che ogni anno ci supportano e sopportano. Tutto pronto per le notti dell'Ermi, c'è l'atteso appuntamento con musica, enogastronomia e natura che domani e mercoledì si svolgerà in località Ermice ad Eboli. 2 serate all'insegna di musica, enogastronomia e natura caratterizzate da racconti e magie del torrente Tufara che attraversa l'area naturalistica. Inizio ore 20 con intrattenimento, spettacoli, passeggiate naturalistiche ma anche arte, storia e cultura. Domani alle 19.30 cerimonia del taglio del nastro del percorso naturalistico riqualificato e messo in sicurezza. I laghetti dell'Ermice tornano fruibili con l'inaugurazione ufficiale, a cui presenzieranno il sindaco di Eboli Massimo Cariello, l'assessore all'ambiente e centro storico Ennio Ginetti, il coordinatore della SMA Campania Bruno Cirigliano. Un recupero che riguarda un'area della città abbandonata totalmente negli anni scorsi, che oggi viene restituita alla fruibilità di tutti e soprattutto alla memoria comune, trattandosi di un luogo caro agli ebolitani di ogni generazione, spiega l'assessore Ennio Ginetti. La Battipagliese ha acquistato il calciatore Cristian Esposito. Nato a Salerno, classe 98, è un terzino sinistro cresciuto calcisticamente nel New Mary Rosie, prima di essere acquistato dalla Salernitana, dove ha disputato i campionati giovanissimi nazionali, gli allievi e 2 anni con la formazione Beretti. Quest'estate sono stato contattato da squadre di eccellenza e Serie D, racconta Esposito, ma sono felicissimo di essere in una società prestigiosa come la Battipagliese. Ho tanta voglia di imparare dai più grandi e di migliorarmi giorno dopo il giorno e darò il massimo per questa maglia. Spero di fare un grandissimo campionato. Uno dei migliori under in circolazione, Esposito è stato spinto ad accettare la Battipagliese dalla corte serrata del direttore sportivo Carmine Guariglia, che ha dichiarato in merito a questo nuovo arrivo in casa zebrata. Esposito è un nuovo giovane scovato per migliorare il parco under già ben fornito. I giovani sono il futuro della Battipagliese.